Ciao a tutti, buonasera. Ciao Marco, grande, sempre presente. Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, sono Veronica, istruttrice di Pilates della President, che ringrazio tanto. Approfitto per ringraziare anche Canali 3 che tutti i giorni trasmette le varie proposte delle nostre lezioni alle 17. E quindi grazie President, grazie Canali 3, grazie a tutti voi che ci seguite sempre in tantissimi e che continuate ad allenarvi, a muovervi. Ciao Natalia, ciao Gri, ciao Gri, ciao Francesca, ciao a tutti davvero, siete tantissimi di già, bene. E vi dicevo, approfitto mentre aspettiamo qualche minutino per dare il tempo che a tutti di collegarsi. Domani è la giornata internazionale del Pilates, quindi ci sarà il solito appuntamento del sabato, trasmesso, c'è cioè la lezione di Monica del Pilates miofasciale. Dopo la live di Monica ci sarà una piccola riunione per tutti gli allievi di Pilates, dove ci scatteremo una foto per ricordare questo momento su Zoom per festeggiare in un modo diverso la giornata internazionale del Pilates. Quindi grazie Monica che ha organizzato lei questa cosa per domani. Ciao David! Ciao Natalia, ciao alla mia mamma. Ok, io direi ci siamo. Sì, via, si può partire. Allora, stasera vi presento una lezione di Pilates Mattwork. Abbiamo bisogno soltanto di un materassino, e di un telo. La lezione durerà 40 minuti. Sarà un Pilates per sentirsi bene. Quindi siamo al venerdì, oggi è anche festa, siamo a fine giornata, quindi è proprio una lezione per rilassarci. E il focus principale di questa lezione sarà quello del controllo di se stessi, ok? Quindi sarà una lezione molto calma, lenta, proprio per riuscire a percepire maggiormente noi stessi e il controllo del corpo. Quindi pronti che ci mettiamo all'opera? Materassino, telo, concentrazione e si parte. Andiamo. Cominciamo direttamente da sdraiati questa volta, ok? Quindi andiamo sul nostro materassino, partiamo con le gambe piegate, mantieni i piedi davanti al tuo bacino, posizione parallela, braccia lungo il corpo e da qui, come abbiamo detto, l'obiettivo della lezione è proprio la concentrazione. Quindi comincia a sentire bene il tuo corpo appoggiato al materassino. Cerca di voler percepire tutte le parti che sono appiccicate al materassino. Quindi comincia dai piedi, senti bene le dita dei piedi, i talloni, sento bene l'appoggio del sacro, la parte lombare cerca di mantenerla un pochino staccata, mantieni un filino di luce sotto la tua parte lombare. La parte dorsale ben appoggiata, la cervicale no, e la testa appoggiata. Apri bene le scapole sul materassino e da qui, prendendo l'aria, vai a flettere i piedi a martello. Quindi senti il tallone che spinge sul materassino ed espirando riappoggia bene fino alle dita. E di nuovo inspiro ed espiro. Fai partire davvero il movimento dalle dita e al contrario riappoggio tutto il piede. E ancora inspira ed espira. Ancora 4. Di nuovo stacca bene e riappoggio giù. E ancora e giù. Facciamone altri due. E l'ultimo. Ok, mi raccomando, cerca di mantenere la mente sgombra
sgombera dai pensieri e cerca di percepire bene il tuo corpo. Da qui senti, inspirando, la cassa toracica che si allarga ed espirando le costole che si abbassano. E ancora prendo l'aria, espirando senti lo sterno che vuole andare in giù verso il tappetino. Altri due atti respiratori, fuori l'aria dalla bocca. Rilassa bene le scapole sul tappetino, un altro, e fuori l'aria. Perfetto, da qui porta la gamba destra verso il petto, la abbracci e vai a stendere la sinistra sul tappetino. Inspiri, espirando, rilassa e tira la gamba destra verso il tuo petto. Inspiro, la rilascio, ammorbidisco. Ed espirando di nuovo la spingo verso il petto. Di nuovo inspira e svuota bene la cassa toracica e tira la gamba. Ok, appoggio, ripiega tutte e due, cerca sempre di essere preciso nel rientro, ok? Riporta i piedi paralleli. Vai con la sinistra verso il petto e stendi la destra al tappetino. Prendi l'aria e buttando fuori l'aria tira la gamba sinistra al petto e di nuovo inspiro ed espiro. Ne faccio un altro, inspiro ed espiro. Ok, appoggio e riporto tutte e due le gambe piegate, piedi sempre paralleli davanti al bacino, braccia lungo il corpo. Inspira per preparare. Espirando fai partire il movimento dalla pancia, l'ombelico va a schiacciare giù la parte lombare al pavimento e poi butta fuori l'aria, porta il bacino al soffitto. Inspira, stabilizza qua su il bacino, espirando una vertebra alla volta dalle dorsali, ritorno, schiaccia la parte lombare e poi voglio ritrovare il filino di luce sotto le lombari. Inspira ed espirando di nuovo fai partire il movimento dall'ombelico, richiami la pancia, fuori l'aria, stacca il bacino in ponte, prendi l'aria, rimani su, senti le ginocchia che spingono avanti ed espirando una vertebra alla volta lentamente snocciolo e ritrovo il filino di luce. Inspiro ed espirando di nuovo vado su 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 in ponte. Ok, stai su, ricordati, abbiamo detto il focus della lezione è il controllo e la consapevolezza, quindi senti bene tutte e 10 le dita dei piedi in appoggio, senti il tallone, le scapole, le braccia e la testa e il pube che vuole andare su al soffitto. Mantieni la posizione, inspira, porta le braccia alla parete dietro di te ed espirando snocciola una vertebra alla volta. Ok, riporta le braccia lungo il corpo e di nuovo fuori l'aria porta le braccia alla parete dietro. Inspirando ritornano. Solo braccia, fuori l'aria, vai alla parete dietro, fa attenzione a non alzare lo sterno e ritorna inspirando. Continua, se non ce la fai a toccare le mani al pavimento quando le braccia sono indietro, fermati un pochino prima, ma cerca di controllare che il tuo sterno non vada al soffitto. E me ne fai ancora quattro. E torno. Tre. E torna. Due. Pensa di comprimere l'aria con le braccia quando torni. E un altro inspiro ed espiro. Perfetto. Adesso aprimi le braccia a T, i polsi sono all'altezza delle spalle, unisci bene i piedi e le ginocchia. E da qui, inspirando, le gambe vanno a destra. Ed espirando, ritorno con le ginocchia al soffitto. A sinistra inspiro,
lento e controllato il movimento, mi raccomando. E torno. Di nuovo inspiro, quindi streccio gli obliqui e torno. Ancora due, inspira. Espira. Un altro inspiro ed espiro, ritorno. Perfetto. Adesso vai a incrociare tutte e due le mani dietro la nuca, metti i pollici a sostegno delle mandibole, gomiti nel campo visivo. Prendi l'aria, buttando fuori l'aria, attiva l'addome, vieni in crunch. Inspira, resta su, scava con l'ombelico al tappetino ed espirando snocciolo. Preparo e crunch. Prendo l'aria e fuori l'aria per snocciolare. Di nuovo inspira, espira, vieni su. Prendo l'aria, mantieni l'addome attivo ed espirando snocciolo. Inspiro e crunch. Prendo l'aria sposta, stacca bene le scapole dal pavimento e snocciolo, inspiro e crunch. Sguardo fra le cosce, inspiro ed espiro giù. Di nuovo inspiro, espiro, salgo in crunch. Resto qui, separa i piedi alla distanza delle tue anche, mantieni l'addome attivo, prendi l'aria, buttando fuori l'aria, vai in opposizione, gomito ginocchio, inspira, ritorna nel crunch al centro, da quell'altro lato, e torno, stabilizza il bacino, continua a chiamare forte l'ombelico alla schiena, e ancora sei, 5, 4, 3, 2 e l'ultimo. Torno al centro, resto qui, mantieni l'addome attivo, vado a stendere le braccia lungo il corpo, inspira, le porti a incorniciare il viso, espira, ritornano lungo il busto e di nuovo in. Ed esso, comprimi l'aria, in, ed esso, spalle lontane dalle orecchie, altri 3, 2, richiama l'ombelico, ultimo, ok, porto le mani incrociate dietro la nuca, stai qui, resisti, gamba destra a tavolino, e inspirando fai due scambi con le gambe, espirando altri 2, e ancora, due atti respiratori, lenti, un altro. Riporto tutte e due le gambe a tavolino, stai qui, inspira ed espirando lentamente snocciola come la testa tocca il pavimento, inspiri ed espirando torno in crunch. Lenti, mi raccomando, stendi le braccia lungo il corpo, resisti addome attivo, inspira, fai 5 oscillazioni di braccia, espiro altre 5. E ancora, attenzione, inspira, espirando stendi a 90 e fletto, estendo, 4, 3, 2, ultimo, sto, incrocio le mani dietro la nuca, appoggio una gamba alla volta, inspiro
ed espiro, finalmente snocciolo giù. Ok, adesso apri le braccia, palmi rivolti al soffitto, polsi all'altezza delle spalle, riporta tutte e due le gambe a tavolino. Chiudi bene la cassa toracica, filino di luce sotto la parte lombare. Da qui, prendendo l'aria, porta le gambe a destra. Buttando fuori l'aria, ritornano al soffitto. A sinistra. E torno. L'obiettivo è quello di non staccare le scapole dal pavimento quando le gambe vanno a lato. Quindi contrai ancora di più la parte bassa dell'addome. Inspira ed espira, torna. Ancora in ed es. Ricordati che il focus della lezione è il controllo, quindi lavora con calma e torna. Facciamone 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, appoggio giù, porto le braccia alla parete dietro e stendo le gambe. Rilasso un attimo, allungo. Da qui mantengo i piedi puntati. Inspiro, porto le braccia al soffitto ed espirando stacco la testa. Le scapole, vengo su in un roll up. Inspira, resta qui in una grande C ed espirando chiama la pancia alla schiena e lentamente snocciola una vertebrina alla volta. Inspira, porta le braccia al soffitto. Espiro, attivo l'addome, stacco la testa e vengo su in roll up. Inspira, resta qui in una grande C. E buttando fuori l'aria fai partire il movimento dalla pancia e snocciolo giù lenti. Inspiro, espira, attiva l'addome lenti, vieni su una vertebra alla volta. Resta nella C, inspira ed espirando il movimento parte dalla pancia e lentamente snocciolo, snocciolo e allungo braccio alla parete dietro. Rilasso un attimo. Ok. Ricordatevi, davvero più lenti riusciamo a fare questa lezione, meglio è. Riusciamo a controllare ancora di più il corpo, il movimento, riusciamo quindi a generare anche più forza nel lavoro. Ok? Adesso andiamo in decubito laterale, ok? Con un braccio o steso o piegato, quello di sotto, come ci state più comodi per la cervicale. L'altra mano la appoggi davanti al tuo stomaco, sposta leggermente più avanti rispetto al pube le tue gambe. Crea un filino di luce nel tuo punto vita, quindi non collassare con le costole al pavimento. Chiudi la cassa toracica, apri bene la spalla di sopra, sguardo davanti a te, prendi l'aria e buttando fuori l'aria, porto su tutte e due le gambe. Inspirando, ritorna giù e di nuovo. E giù, e giù, ancora, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, adesso. Vieniti ad appoggiare sull'avambraccio, mi raccomando, controlla che il gomito sia sotto la tua spalla e non così con le costole, ma spingo, chiudo la cassa toracica, mi allontano con le costole dal pavimento, la spalla è lontana dall'orecchio, porta l'altra mano dietro la nuca. Lavoriamo con la gamba di sopra e inspiro, piede flesso con la gamba avanti. Espiro, la gamba va indietro, oscillo leggermente col busto in avanti. In ed es. E. Ancora. Sei. Cinque.
Senti bene il tappetino e i piedi uniti. Inspira ed espirando stacca il bacino. Prendendo l'aria riappoggio. Chiudi bene la cassa toracica, allontanati dal pavimento. Collo lungo, non state con la testa in su. E ancora due. E l'ultimo resta su. 5, respira. 4, 3, 2 e scendo al pavimento. Ok, vado da quell'altro lato. Mi vedete? Sì, ok. Gambe stese, porta leggermente la linea dei piedi più avanti rispetto al tuo pube. Braccio steso piegato, mano all'altezza dello stomaco, attiva l'addome. Cuciolo ombelico alla schiena, mi alleggerisco con le costole dal pavimento. Prendo l'aria, fuori l'aria, porto su tutte e due le gambe. Prendendo l'aria giù. E di nuovo. E. Ancora sette. Sei. Cinque. 4, 3, 2 e l'ultimo. Ok, vengo su, mi appoggio sull'avambraccio, controlla il gomito sotto la spalla, costole lontane lontane dal pavimento, cervicale allineata al busto, mano destra dietro la nuca. Si lavora con la gamba di sopra. E in doppio calcetto, piede flesso ed S, punta e di nuovo in piede flesso ed S, punto. Il busto oscilla leggermente senza esagerare per accompagnare la leva del movimento. Mantieni però l'addome attivo. 6, 5, 4, 3, 2, ultimo e torno, tutti e due i piedi uniti, pronti, inspira, piedi flessi, scusatemi, a martello, senti bene il tappetino, piedi uniti, inspira ed espirando stacco sul bacino. Inspiro, mi riappoggio e di nuovo fai partire da qui il movimento e spingi giù la spalla, controlla bene la spalla sempre sul gomito, altri tre, altri due e resto su, respiro, tre, due, uno. Torno giù. Ok, girati a pancia sotto. Pronti. Vedo dei pollicini venire in su. Ricordatevi sempre, se poi la lezione vi è piaciuta, vi fa piacere, condividetela anche con dei vostri amici, lasciatemi i commenti che dopo leggo tutto. Da qui ci appoggiamo sopra gli avambracci, ok? Mi raccomando, sempre i gomiti sotto le spalle. Comincio a sentire bene la posizione. Ricordati, il focus della lezione è sempre il controllo del corpo, la calma, la consapevolezza. Quindi spingi bene le spalle lontane dalle orecchie, senti la colonna vertebrale che si allunga, pressa leggermente il pube sul tappetino, quasi come se volessi appiattire le pieghettine dell'inguine sopra al tuo materassino, come se le volessi spalmare sopra il mat work. Senti gli alluci che tirano alla parete dietro, le scapole che vanno a scivolare verso le tasche dei tuoi pantaloni. Resta qui e adesso stacca leggermente tutte e due le gambe, quindi il dietro delle cosce è attivo, la colonna è completo allungamento. Stai qui, mantieni la posizione,
Continua a sentire la colonna allungarsi. E adesso inspira, doppio, espiro, in, es, e. Mantieni sempre le cosce staccate, e, in, es, in, es. Stendo tutte e due, sto, continuo a sentire le spalle che si allontanano, mantengo la posizione, resisto e poi stendo le braccia e scivolo giù al pavimento. Pronti per lo swimming? Continuo a sentire il pube dolcemente pressato sul tappetino, crea uno spazietto di luce sotto l'ombelico. Senti gli alluci che tirano, adesso da qui, staccami leggermente il petto dal pavimento, spingi bene le scapole verso le tasche dei pantaloni e adesso in opposizione braccio e gamba, inspira, espira, 4 e 4, inspirando 4 gambi, espirando 4. In, es, e, due atti respiratori, ultimo, sto qui, mantengo, senti le braccia che si allungano, gli alluci alla parete dietro, stai, apri le braccia e rilasso un attimo, ok. Adesso prendi l'aria, vieni su leggermente con il petto, staccami le braccia e rivolgi i palmi alla parete davanti a te. Senti il pube pressato sul tappetino, gli alluci continuano a tirare la parete dietro, il vertice della testa si allunga alla parete avanti e adesso inspira, espirando spingi leggermente sulle braccia e ancora, e, 5, 4, 3, 2, e l'ultimo, stai qui, senti che le dita toccano i lati della tua stanza, larga la posizione, lunghe le braccia, e poi rilasso tutto, ok, piega le braccia, le mani davanti alle tue spalle, spingi sulle mani e vai ad allungare la schiena a foglia. Quindi senti i glutei vicino ai tuoi talloni e la fronte che scarica giù sul tappetino, rilassa tutto. Stai, respira e fuori l'aria. Altri due respiri e l'ultimo. Ok, adesso ci portiamo in quadrupedia. Stabilizzo bene la posizione, mantengo i polsi sopra le spalle e le ginocchia sotto le anche. Adesso mi raccomando anche qui consapevolezza della posizione. Senti bene gli appoggi. Comincia a sentire gli ischi, le ossina sotto il sedere che vogliono scavare alla parete dietro, il vertice della testa che invece vuole toccare la parete avanti. Quindi la colonna è in completa estensione. Da qui prendi l'aria, buttando fuori l'aria fai partire il movimento dall'ombelico, richiami la pancia e arrotondi la schiena. Prendendo l'aria ritorno nella posizione, sento gli ischi che vanno alla parete dietro e il vertice della testa toccare la parete avanti. E di nuovo fuori l'aria, chiama la pancia. Ed inspirando lentamente ritorno nella posizione di partenza. E ancora fuori l'aria.
Mantieni le spalle e il bacino sempre sopra i polsi e sopra le ginocchia rispettivamente. Inspira, riallungo la colonna. E ancora tre. E ritorno ispirando. Di nuovo, fai partire sempre dalla pancia il movimento. E l'ultimo. E ritorno in quadrupedia. Fletto i piedi a martello, mi siedo sui talloni e streccio. Allora affoglia, senti le braccia lunghe, lontane dalla tua testa le mani. E resta qua giù. Ok. Prendi l'aria e fuori l'aria. Smocciolo la colonna. Ok. Portiamo. Aspettate, tolgo il telo che ho paura di scivolare, magari. Se sentite anche voi che vi scivola sul materassino, toglietelo perché abbiamo bisogno di un bel attrito da fare adesso. Si porta la gamba destra avanti, mantenendo le dita, mi raccomando, davanti al ginocchio. Quindi attenzione a non andare né in estrarotazione né in intrarotazione. Il bacino sotto le nostre spalle, porta le braccia su al soffitto, il piede dietro è flesso, ok? Da qui comincio a sentire il vertice della testa allungarsi su al soffitto. Rilassa bene le spalle lontane dalle orecchie. Spingi bene il pube alla parete avanti. E adesso inspira. Ed espirando voglio stendere la gamba e la stendo su. Quindi il movimento non è tanto che mi voglio tirare su, ma lo strecciare la gamba e spingi il tallone alla parete dietro. E inspira, riappoggia. E di nuovo, streccio, e giù, e ancora, spingi il tallone alla parete dietro, e giù, e un altro, e giù. Ok, chiudo le braccia e cambio, piede sinistro davanti, stessa cosa. Mantieni bene il piede parallelo, ginocchio destro appoggiato al pavimento, piede destro flesso a martello. Da qui porta le braccia su al soffitto, spalle lontane dalle orecchie, comincio a sentire la colonna crescere al soffitto e il pube che spinge avanti. Quindi come quando eravamo sdraiati sul tappetino, senti la bighettina qui dell'inguine che si vuole aprire, si rilassa. Prendi l'aria e fuori l'aria stendo la gamba, il tallone destro vuole spingere dietro a toccare la parete dietro e riappoggia e di nuovo fuori l'aria e appoggia, altri due e appoggio, l'ultimo. Giù. Ok, da qui vado nella posizione a foglia, mantieni i piedi flessi a martello e mi appoggio giù, fronte al pavimento, braccia stese. Mantieni le mani lontanissime da te, inspiri ed espirando stendo le gambe e mi porto a burro vesciata. Resta nella posizione, senti il torace che si vuole avvicinare alle tue cosce. Respira, rilassa bene le spalle e la testa. Senti i talloni che spingono giù al pavimento. Cerca di stendere fino in fondo le tue gambe. E lentamente cammina con le mani verso i piedi. Resta qui. Piega leggermente le gambe, inspirando. Ed espirando, snocciola una vertebra alla volta. Guarda i tuoi piedi, senti bene gli appoggi delle dita e del tallone. Inspira ed espirando, abbassa il mento, una vertebra alla volta. Avvolgo e porto le mani davanti ai piedi.
inspiro, piego le gambe ed espirando di nuovo una vertebra alla volta, stendo gradualmente le gambe, infine arriva la testa. Prendi l'aria e fuori l'aria abbasso il mento e di nuovo avvolgo giù una vertebra alla volta. Inspiro, piego ed espirando snocciolo. Ok, resta qui in piedi, guarda davanti a te, senti bene l'appoggio dei piedi, dita, tallone, quindi sento bene le mie radici, inspiro, porto le braccia su ed espiro giù. E inspiro, mantieni le mani alle spalle, apri lo sterno, su al soffitto, espiro giù. E di nuovo inspiro, apro, punta lo sterno su al soffitto ed espira. Un altro, senti le mani anche qui che vogliono toccare i lati della stanza. E giù. Mano destra all'orecchio sinistro e allungo il collo. Continua a sentire bene sotto i tuoi piedi, che abbiamo lo stesso appoggio su entrambi i piedi, mi raccomando. Respiro, senti la spalla sinistra che pesa giù, lontana dal tuo orecchio. E ritorno, cambio la mano. Vado dall'altro lato e allungo. Anche qui continua a voler sentire bene l'appoggio di tutti e due i piedi. Focalizza bene sul tallone, sulle dita e senti la colonna che si allunga sul soffitto. Rilassa la spalla e ritorno al centro, incrocia tutte e due le mani dietro la nuca e lentamente vado giù con la testa, senza spingere anche le spalle, mi raccomando, solo la testa e lentamente ritorna, apri le braccia e come prima inspira. Porta le braccia su al soffitto, guarda su ed espiro. Torno e ancora inspira, vai su ed espira giù. Un altro e giù. Mantieni lo sguardo qui, vai solo su con le braccia, unisci le mani. Ed espira, spingi le mani una contro l'altra, falli scendere giù davanti al tuo petto. Inspiro ed espiro, spingo le mani fra di loro. Inspira, la cassa toracica si espande. Ed espiro, spingo le mani. Ancora e fuori l'aria. Tieni tutta questa energia e grazie mille, davvero, grazie mille per essere stati con me, ancora una volta, grazie che vi siete allenati con me. Ciao Maurizio, ciao Fiori, e grazie davvero a tutti, continuate, condividete la lezione, se vi è piaciuta lasciatemi un commento. E ci vediamo domani alle 11 con il Pilates di Monica, il Pilates miofasciale. E niente, vi ringrazio davvero tutti e continuate così. Se qualcuno ancora non sa dei nostri allenamenti in piccoli gruppi, contattateci, se chi volete, istruttori, seguite la pagina Facebook e vi daremo tutte le notizie, ok? Io vi ringrazio ancora una volta, buona serata a tutti, un bacione, ciao!